La Galleria di Milano festeggia il suo 100° compleanno. Splendente di luci accoglie il ministro per l'industria Andreotti, che è voluto presenziare alle celebrazioni indette per il centenario ed ha inaugurato un nuovo centro culturale dovuto all'iniziativa di Angelo Rizzoli. Davanti a un pubblico che rappresentava il tutto Milano culturale, giornalistico e industriale, il sindaco Bucalossi ha tracciato un rapido profilo storico della galleria, offrendo poi al ministro Andreotti l'opportunità di esaltare le attività e l'intraprendenza tipicamente milanesi, di cui spesso la galleria è stata testimone o luogo di incontro. Alla fine della cerimonia, il sindaco Bucalossi ha offerto al ministro Andreotti la prima copia di una monografia sulla galleria, dalle origini ai giorni nostri. Sfogliando l'interessante pubblicazione, ecco lo sfortunato progettista architetto Mengoni. La posa della prima pietra, progetti e disegni delle decorazioni, le prime strutture metalliche portanti impiegate per la cupola, le varianti proposte per le facciate e immagini della vecchia Milano ormai scomparsa. Pochi anni dopo apparivano i primi tram in corso Vittorio Emanuele e in via chiusa Angelo Motta apriva il suo primo laboratorio di panettoni. Ma anche lui non poté sottrarsi al richiamo del centro, della galleria, e a due passi da Piazza del Duomo dava vita a una fabbrica di panettoni che è rievocata in questa breve sequenza di un vecchio film di Luca Comerio, un prezioso pezzo di antologia cinematografica. La visita di un boy scout francese ed un balilla italiano, siamo negli anni 20, offrono il pretesto per un giro di istruzione nei laboratori. Il successo non poté mancare e il sovrastante lussuoso negozio era sempre affollato di pubblico ammirato e stupefatto dalle innovazioni presentate. Folla di ieri, folla di oggi, ma il pubblico della galleria è oggi più eterogeneo, più internazionale. Irresistibile per tutti, tra tante allettanti tentazioni, l'acquisto del tipico panettone milanese. Per poterci render conto come questo dolce possa essere assurdo a simbolo di Milano, ci siamo recati con le nostre cineprese nel grande stabilimento di Viale Corsica. Siamo nel reparto dei lieviti. È necessario premettere che per questo classico prodotto viene usato soltanto lievito naturale. Questo giustifica la minuziosa cura che viene dedicata a questo importante componente dell'antica ricetta. Ecco le grandi veloci impastatrici che ogni 6 minuti preparano 5 quintali di impasto. Sono vere e proprie cascate di dorata pasta. Questa carrellata lungo il salone delle vasche di secondo impasto, necessario per ottenere quella sofficità tipica del panettone, potrà dare un'idea dell'imponente sforzo tecnico e organizzativo che a una produzione del genere impone la difesa di un prestigio internazionale. Quando sta per scadere il tempo destinato all'impasto, viene aggiunta la scorza d'arancio candita, il cedro e una qualità assai pregiata di uva sultanina che completano l'antica tradizionale ricetta. La pasta è pronta e viene avviata alle macchine spezzatrici. Queste macchine dosano con infallibile precisione le pezzature richieste dalla linea. Qui il panettone prende vita, si stacca dai compagni, salta, rotola, corre verso i piani mobili sui quali potrà finalmente riposare e continuare la lievitazione. Questa sosta durerà quasi 2 ore ed è necessaria per consentire un assestamento dell'impasto. La preparazione nelle forme di cottura avviene con due diversi sistemi, per le pezzature più grosse nelle forme classiche di carta, per le più piccole negli stampi di metallo con un fondello di carta speciale. In queste forme e negli stampi si completerà la lievitazione. Ed eccoci davanti a una prima batteria di forni. Prima che gli stampi vengano introdotti nella bocca del forno, viene effettuato il classico taglio a croce che favorisce una perfetta crescita e cottura. Un'ora di tragitto e il panettone è cotto a puntino. Man mano che si presenta all'uscita della galleria, viene trasportato sui piani di raffreddamento. Passiamo ora alla cottura delle medie e grandi pezzature. I panettoni, terminate la loro lievitazione nei tipici fondelli di carta, vengono avviati alle varie linee di cottura.
L'impianto che li attende è di dimensioni veramente imponenti. Un allievo di una delle tante scuole che visitano lo stabilimento ebbe a definirlo la cattedrale del panettone, per maestosità delle dimensioni qui realizzate. Un fronte di 20 metri, 15 di altezza per una profondità di 50, con un potenziale produttivo di oltre 100.000 pezzi al giorno. Si può quindi affermare tranquillamente che si tratta del complesso produttivo di panettone più grande del mondo, 15 milioni di unità all'anno. Messe in fila coprirebbero la distanza tra Milano e Palermo. Per tutte le linee dei forni funziona un'unica centrale elettronica di comando. Nella lunga galleria delle stazioni di arrivo dei panettoni cotti sono in atto giorno e notte quei controlli che mantengono a un prodotto altamente industrializzato le caratteristiche di uno squisito dolce di sapore casalingo. Anche qui il raffreddamento avviene sui piani mobili che li trasportano rovesciati lungo un itinerario di 1 chilometro, pilotati da un quadro elettronico di comando. Man mano che scendono freddi dalla aerea stagionatura, vengono avviati all'adiacente settore della confezione. Su diverse linee, i panettoni vengono racchiusi in speciali sacchetti di carta e politene, saldati elettricamente per conservare a lungo intatti gusto, profumo, sofficità e fragranza. Alla testa delle linee di inscatolamento vengono predisposti i tipici cartoni dell'imballo. Abbiamo inquadrato con una prospettiva inconsueta il movimento e l'incrociarsi di queste linee per dare una chiara idea della mole di lavoro che questo reparto è chiamato a svolgere. Effettuato il riempimento, le scatole si chiudono meccanicamente, incollate e pressate da un apposito congegno collegato al nastro d'avanzamento. Con una specie di salto mortale, passano su di un altro trasportatore che le avvia alla stazione di imballaggio. Una lavorazione a catena che si svolge lungo il fianco e per tutta la lunghezza dei forni visti all'inizio. Da qui il panettone prenderà le vie del mondo, simbolo inconfondibile di Milano, dolce augurio di tutta Italia. Ma torniamo alla galleria a festeggiare il suo centenario. Torniamo nel salotto di Milano illuminato da 100 riflettori. Dall'alto anche le cariatidi sembrano ammirare compiaciute le vetrine che rievocano le più tipiche tradizioni ambrosiane nella cornice di un allestimento scenografico. Le autorità, il pubblico presenti a questa celebrazione si sono uniti al romantico brindisi di questa coppia per esprimere con noi un affettuoso augurio per altri 100 anni di galleria.